Ciao a tutti ragazzi, io sono Miri Light. Oggi voglio presentarvi un programma di editing per computer, più precisamente per Windows, veramente straordinario. Perché? Perché ragazzi lo sto utilizzando da alcuni mesi ed è a parer mio il migliore. Secondo me supera Vegas 100 volte, nonostante io abbia utilizzato Sony Vegas per mesi, ma in realtà c'era sempre qualcosa che non mi piaceva, di difficoltoso e quant'altro. Quindi mi sono imbattuta in questo programma che oggi vi presento, che trovo veramente facile da utilizzare anche per chi vuole iniziare a editare i propri video, con un'interfaccia molto più carina esteticamente e soprattutto con funzioni e animazioni che ad esempio Sony Vegas non ha. Comunque ragazzi, vi lascio il link per scaricare il programma in descrizione. Dobbiamo semplicemente cliccare su download. Una volta scaricato, andate nella cartella dove avete conservato il file, ci fate tasto destro WinRAR, estrai qui e aprite la cartella. A questo punto avviate il setup, cliccate su OK e procediamo con l'installazione. Avanti e accettiamo i termini, avanti, avanti, aspettiamo. Nel frattempo che si installi il programma, noi andiamo a scompattare anche quest'altro archivio, WinRAR estrai qui, apriamo la cartella, apriamo il file di testo README e lo iconizziamo. Alla fine dell'installazione, ragazzi, vi aprirà un sito web, voi potete tranquillamente chiuderlo, tornare sul programma e togliere la spunta sulla casella aderisci al programma. Fate lancia. A questo punto si avvierà il programma che noi andremo a chiudere perché dobbiamo ancora attivarlo. Ok, quindi in alto a destra sulla X lo chiudiamo. Adesso ragazzi andate sul desktop e troverete il nuovo programma. Cliccate sulla sua icona, tasto destro, proprietà, apri percorso file e qui dentro andremo a copiare i 4 file DLL che abbiamo scaricato. Tasto destro, copia. E li incolliamo all'interno. Sostituisci file nella destinazione. Fatto questo, chiudiamo, applica, ok. Infine ragazzi, dobbiamo andare su questo PC, disco locale, cartella Windows, System 32, drivers, etc. Andate su file hosts, tasto destro, proprietà, sezione sicurezza, selezionate users, modifica, selezionate anche qui users e in basso consentiamo al controllo completo in modo tale che tutto qui venga attivato. Dopodiché cliccate su applica e su sì. Poi fate ok. Se non vengono attivate le spunte dovrete disabilitare il vostro antivirus per almeno 10 minuti. Facciamo ok, poi tasto destro sul file hosts, apri con, selezioniamo blocco note. Allarghiamo l'interfaccia, andiamo in basso, dopo localhost diamo un invio, un altro ancora. Ritorniamo nella cartella scaricata, apriamo la cartella, apriamo il file README che avevamo iconizzato in precedenza e copiamo questo comando dall'inizio alla fine. Una volta copiato lo inseriamo qui sul file hosts, incolla e a questo punto clicchiamo su file, salva, chiudiamo. Fatto questo, adesso possiamo avviare il nostro programma senza alcun tipo di problema, semplicemente avviandolo dal desktop. Eccoci qua. Adesso ragazzi, come facciamo a vedere se effettivamente il programma è attivato, non ha più una scadenza? Dobbiamo andare in alto, se notate c'è il simbolo dell'omino, e qui ragazzi troveremo piano gratuito, scadenza, mai. Vi consiglio di non aggiornare mai, perché altrimenti perdete l'attivazione e di conseguenza poi vi potrebbe scadere il programma, quindi lasciate tutto così com'è, perché comunque questa è la versione più recente del programma di editing che abbiamo appena scaricato. Se il programma vi dà problemi con la lingua, magari in inglese o in un'altra lingua, dovrete andare su File e su Preferenze, comunque su Preference, oppure Settings. Qui possiamo cambiare la lingua e anche l'aspetto. Un altro consiglio che vi do per l'editing, visto che uso questo programma da un paio di mesi, è di utilizzare delle scorciatoie. Le scorciatoie, ragazzi, ci aiutano a editare molto più velocemente il nostro video. E in inglese questa funzionalità si chiama Keyword Settings tipo. Comunque, io solitamente vado qui su Modifica e per tagliare utilizzo il tasto A. Quindi della categoria modifica cambio solo quello, poi vado su strumenti, per dividi utilizzo il tasto S, per ritagliare e zoomare uso il tasto Q, voi chiaramente potete utilizzare quei tasti con la quale vi trovate più comodi, per me sono questi quindi andrò ad inserire questi, per raggruppare le clip uso questo simbolino qui e infine clicco su ok.
Spero che questo video vi sia stato d'aiuto, se sì lasciate un like. Ciao e alla prossima da Mary Light.